E bentornati e benvenuti su Go Italia. Siamo nel 1859 e siamo al Tempio Shaolin. E come sempre, go! Andiamo, 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 vediamo cosa ci aspetta in questo episodio. Vai! Hai sentito della morte di Daka, vero? È che non riesco a smettere di pensarci. Dal nostro incontro a Yokohama ha fatto così tanto per noi. E ci siamo anche divertiti nel distretto del piacere. O sbaglio? Bah. Ma non è mai stata una geisha come le altre, vero? Ha rischiato molto quando ha aiutato Fumi a scappare. Sapeva le probabili conseguenze, ma ha fatto comunque la cosa giusta. Sentiamo i pelazzi che escono dalla... All'apparenza pareva un fiore, ma pungeva come un'ape. Se ho intenzione di fare qualcosa per il futuro del Giappone, devo dimostrare la sua stessa dedizione. Gensui sta già mettendo insieme un nuovo piano, ma a me serve del tempo per schiarirmi un po' le idee. Perché non fai visita alla tomba di Taka? Si trova qui nel tempio di Saihoji. Puntata triste, mi sa di sì. Gensui ha detto di tenersi pronti ad agire al bisogno. Io ho già pulito la mia pistola. Dovresti prepararti. Cazzo cosa ci dice? Gensui ha detto di tenersi pronti ad agire al... Dovresti prepararti. No, ok. Non si dice nulla di nuovo. Ma fa freddo, stiamo con, cioè, a scalzi, cioè, non lo so. Vabbè. Che cosa vuoi? Un regalo? Abbiamo un Mi sacco, conosci roba. Bene. Vabbè. Davvero? Certo, per me va bene. A dopo allora. Quindi sai, forza, preghiamo per lei. Puoi incolparmi dopo, ma non qui. Taka, temo di non poter rimanere. Devo compiere il mio dovere. Certamente. E non è tutto. Sotto lo Shogun radunerò il potere della nobiltà e della corte imperiale. Rafforzerò il nostro esercito e negozierò un nuovo trattato. Uno più giusto, che tutelerà la gente e la nostra ricchezza. Ti senti sola, mia cara Taka? Resisti. Ti raggiungerò presto. E quando arriverò, ti donerò il fermaglio più bello che tu abbia mai visto. Parla con Ryoma. Andiamo avanti e indietro. Vabbè. Pare che l'ultimo piano di Gensui stia prendendo forma. Stiamo soltanto aspettando che arrivino tutti. Dopo aver letto le ultime parole di Maestro Shoin, si è infervorato all'idea di creare un nuovo Giappone.
In effetti credo che stia preparando un attacco diretto agli uomini del demone rosso. Che ne pensi? Ti va di combattere? Andiamo, dai. Bene, allora andiamo, insieme. Devo fare questa nuova missione. Abbiamo preso accordi in tal senso. È vero. Tu spunti sempre al momento giusto, non è vero? Ah, Ryoma, guarda qua. Sono accorsi tutti in aiuto per abbattere il demone rosso. Che spettacolo incredibile! Innanzitutto, vi ringrazio per essere qui e per esservi uniti a noi. Proveniamo da domini diversi, da luoghi con tradizioni e codici differenti. Infatti, alcuni dei nostri clan sono stati avversari in passato. Eppure, una volta accantonate le nostre differenze, ci siamo uniti. Noi siamo l'eredità del maestro Shoin. Dobbiamo colpire per tutte le vittime dell'oppressione. Non dimentichiamo il dolore di maestro Shoin e di tutti gli altri che hanno sofferto. Noi porremo fine a questa oscurità e infliggeremo una divina punizione al demone rosso! Oh, sembra quasi una missione finale, ma non credo. Voce che nei dintorni del castello ci siano spie nemiche. Forse potreste schierare più guardie. Ho le guardie che lo sciogunato mi fornisce. Ti aspetti che il primo ministro raggiri le regole? Un po' di merda, secondo me, comunque. Vabbè, andiamo. Stanno arrivando! Punizione! Stavo traversirsi, che ne so. Vabbè. Vabbè, abbiamo la missione, dai. Il demone rosso è nella profondità! Presto! Si prende! Ma non ti scazzi, mio no? Signore! Beh.
Porca miseria. Vieni a reclamare il tuo regno. Ma ce l'ha proprio con lui, ovviamente. Un attimo che. Dunque sei la famosa mamma. No, liscio. Perché sei qui? Ti avevo già congedato. Esatto, infatti sono venuto qui di mia iniziativa. Da uomo ho il diritto di scegliere come e dove morire. Beh, non ti ringrazierò. Forza con me. Tutti contro di me, eh? Bene. Sono pronto. Puoi agire come credi. No, signore. Mi hai tormentato senza darmi tregua. Ma io di... Pugniamolo un po'. Eh no, pugniamolo un po' perché adesso... Io di... Aia. Deciso di farci il culo. Occhio! Questa faia termina. Ah. Hai capito? Hai capito, sto stronzo? No. Pure. Ecco il mio fato. Morire per mano di una lama velata solitaria, senza aiutare chi avevo giurato di proteggere. Io ho da fare qui. Al resto pensaci tu. Ma sì, uccidiamo tutti i coglioni. Avanti. Su, fallo. Quello è
quello sì. Marzo 1860. Il demone rosso fu assassinato fuori dalla porta Sakurada del castello di Edo. Beh, non era possibile, cioè, veramente. Dicevano che i commerci sono sospesi. E tu ci hai creduto, vero? Vai tu a discuterci. Non amo il sapore dell'acciaio. Personalmente io... Aspetta, ah. Chi siete? È la vostra ora! Mamma mia. In seguito a quell'incidente, l'autorità dello shogunato crollò e i samurai ribelli si fecero più arditi. L'influenza degli Stati Uniti, che Ie aveva tanto promosso, tramontò, liberando la strada all'impero britannico, che ne prese il posto. Che sarebbe successo se l'avessimo risparmiato? Dopo il trionfo della porta Sakurada, Kusaka e i suoi alleati pensano al passo successivo per espellere gli stranieri. Su, calmati, calmati. Bravo, bello. Bravo, bello. Ehi, che succede? Che ti prende oggi? Ciao, scusa. Bravo, bello. Bravo, bello. Bene, andiamo. Maledizione. Per poco non ti facevo a pezzi. Ehi, metti da parte i tuoi istinti omicidi. Lascia stare quegli animali. Sì. Ok. Navi nere, navi lunghe ombre. Cosa hai guadagnato? Missione completata. E noi torneremo su Rise of the Ronin al prossimo episodio. Un saluto a tutti da Italia. Ciao!